Cari amici di Organon, buon pomeriggio. Oggi mi trovo a Ponte della Priula, vedete il solito strumento alle mie spalle, e sono in compagnia di un giovane amico, Marco Lombardi, che viene da molto distante. Da dove vieni, Marco? Ah, io vengo da Melbourne, Australia. E come hai conosciuto l'organo di Ponte della Priula? Ah, sì, ho seguito il canale su YouTube di Sandro Carnelos per abbastanza 2 anni. Io sono un pianista. Quando ho cominciato a suonare l'organo in chiesa, ho trovato questo canale e mi ha aiutato tanto. Bene, per cui abbiamo visto che internet segue anche, diciamo, viene seguito anche in Australia dagli amici in Australia. E dimmi un po', i tuoi studi musicali quali sono stati? Sì, ho studiato il pianoforte all'Università di Melbourne e anche specializzato all'Università di Western Australia. Bene, e l'organo da quanto tempo lo suoni? L'organo è più tardi nella mia vita, adesso negli ultimi 2 anni a Melbourne ho cominciato a suonare l'organo. Ho avuto un paio di lezioni, però più ho imparato da seguire canali come quello di Sandro su YouTube. Allora, in questa visita allo strumento di Ponte della Priula, Marco avrà l'occasione di seguirne la descrizione da parte del sottoscritto, di poterne provare tutte le caratteristiche foniche e anche l'interno, perché si renda conto della costruzione, anche della progettazione di uno strumento di questo tipo. Bene Marco, allora a ricordo di questa tua visita qui a Ponte della Priula ti faccio omaggio di alcune registrazioni che io ho compiuto proprio su quest'organo, così potrai portare un ricordo in Australia di noi. Oh, grazie mille Sandro, è stato un gran piacere essere qui.